Proviamo a entrare direttamente, va? Meccanismo di Catosa. Ancora devo far gol. Problema è sempre. Di là si è risultata da solo, penso, no? Ma come no, ma assurdi. Oh, non troppo. Chiamo a gol praticamente. Ah, dai, dai, dai. Allora, all in one. Perché di là si vede ancora qualcosa? Boh, come se fosse un tempio fatto così, con una. E perché è già qua? Cioè, se voglio posso continuare, che cos'è? Un sacrario in cui ti offre di più se ti sei divertito, allora dice, ma te non ti do altre possibilità di. Proviamo ad andare un secondo. Vediamo. Che bel posto. Era sopra? Oh, non si capisce. Sembra quasi che ci sia qualcosa. Oppure è sempre il solito. Come chiamarlo? La sostanza che avvolge il castello. Può darsi che sia quello. Però è strano. Per un attimo è sembrato quasi un. Ops, dovevo farlo subito? No. Cioè devo rifarlo questo qua. La cosa c'è di prezioso. Ah. Se n'è andato a prendere il suo posto.
c'è un fucile, basta. Best mini golf player of the world. Vabbè, prossima volta guardiamo subito. Adesso diamo una bella alabarda da 13. Ok. Come un nucleo piuttosto. O un portacuore. 30 dai, spadone del ghiaccio. Colpendo quando la lama brilla di luce blu emette un getto d'aria congelante. Ok, e quando è che la lama brilla di luce blu? Come tipo Horizon Forbidden West che c'è la punta quando fai un attacco, dopo aver fatto un attacco. Hanno fatto il direct. C'è il nuovo trailer di Zelda, ma non lo voglio guardare. Non voglio spoiler, tanto ormai siamo qua. Non è che. Poi c'è Pikmin 4. È il ritorno di Layton. C'è un nuovo gioco della Level 5, come si chiama? Una specie di avventura, mi sembra. Non è un RPG, perlomeno. Metroid Prime Remaster è ancora qui. Quelle pratiche Nintendo in cui non si spreca, non è che hanno fatto un remaster o addirittura remake, no. Però almeno la remaster della trilogia. No, invece 60 euro per comprare Metroid Prime 1. E tu mi dicevi, mi fai la remaster della trilogia? 60 euro, ok. Un po' come ha fatto con Pikmin 2, no? E poi anche lì, che ragione avevano di fare Pikmin 2 e non anche Pikmin 1? Pikmin 3 io se non me lo ricordo. Su dove era uscito? Secondo me era uscito su Wii o Wii U, perché il primo su GameCube ce l'ho, ma ce li ho tutti, penso. Il 2 secondo me era ancora su GameCube e il 3 forse su Wii o Wii U. Io non ho fatto remaster del 2, boh, così. E anche lì non la trilogia, ma del 2 e forse anche del 3, però. No, il 3 c'è su Switch, mi sono messo dove ero nel carrello, mi sembra. Eppure però mi sembrava che fosse uscito su Wii U. Boh, magari mi sbaglio. Comunque non cambia il fatto che Pikmin 1 non l'hanno remasterizzato. Boh. Non capisco. Ma a parte quello poi potevo comunque fare 1 più 2, no? È come quando ho fatto anche Super Mario Galaxy, mi sembra che sia solo il primo. E tra l'altro deve essere anche un pack, un gioco difficile da trovare quello. Che tipo ne hanno stampate poche copie. C'era dentro, mi sembra, Super Mario Galaxy 1, forse lo Sunshine. Sì, mi sembra lo Sunshine. Non so, fanno le cose in una maniera. I giapponesi a volte sono illogici. Là c'è un'altra cosa. Che l'ho già mappato. Semplicemente una visuale. Vabbè, vediamo che c'è qua. Guarda che c'è. Guarda che c'è. Quindi ci sarà un posto qua. Voglio colorate che cadono. Poi cos'è che c'è nel direct? C'è un po' di roba, ma. Ha tirato fuori di nuovo Ghost Trick. Ma è ancora quello. È ancora quello del DS era.
io ce l'ho in cartuccia per il DS, è ancora quello. Io ho detto, guarda, finalmente Ghost Trick. Poi ho letto il Ghost Trick due punti, non mi ricordo cosa, Detective qualcosa, mi sembra, cioè ancora quello, mi sembra assolutamente ancora quello, che l'hanno riciclato più di una volta. E quindi no. Poi niente di particolare, altri giochi tipo quello, cos'è, Son of a Star o qualcosa del genere, che è una roba tipo CNDCOS, però tanto esce su PC, che me lo può fare su Switch. Sono sicuro che esce anche su PC. Quindi diversa roba è roba che esce anche su PC, o è già uscito addirittura su PC, quindi io ho tutte le, ho tutto, quindi non ci, io sempre prediligo il PC quando c'è, anche per PC, perché comunque è la versione migliore, appunto. E a volte è anche quella che trovi a un prezzo più accessibile, per quanto sia solo digital download, però. Tanto è vero che, per esempio, Wolong, solo Deluxe per PC, visto che esce in contemporanea stavolta, non come Nioh 2 che era uscito prima per la PlayStation 4. Nioh 2 sono usciti tutti tipo per almeno un anno in esclusiva. Per PC non li vedevi prima di un anno. Questa volta escono insieme, quindi io non ho mezzo dubbio. A parte il fatto che ho comunque comprato Wolong con il Season Pass, cioè la Deluxe Edition, a 65 mi sembra, contro 80, penso, dopo scontato della PS5, che sarebbe comunque la versione migliore su console. Quindi 80 euro senza Season Pass, cioè praticamente 100 euro contro 65 per avere anche la versione migliore. Non so, boh, non so come ragioni, no? Anche questa cosa qua di aumentare i prezzi, lo stesso Zelda costa 70, però costava 70 anche questo. Molti si sono allertati, ma Nintendo ha risposto che loro decidono i prezzi in base ai giochi. Infatti anch'io so che fanno così. Cioè, nel senso, Smash Bros. E Zelda sono sempre stati più cari, 10 euro almeno. Comunque, foglie colorate che cadono, la fortezza in preda alla calamità, un dolore indescrivibile attanaglia queste terre. Domani esce Hogwarts Legacy, vedremo. Mi sto riguardando gli Harry Potter, io l'ho visto a suo tempo, cioè 20 anni fa praticamente, più o meno. E quindi non me li ricordavo, le sto riguardando. E ci incontriamo di nuovo. Anche tu sei in viaggio? Io viaggio in tutto il mondo. Se vuoi, posso darti qualche indicazione. Lo dirò anche in Hogwarts Legacy, però, se a uno piace l'ambientazione Hogwarts Legacy, che è abbastanza la magia, fantasy, magia classica per certi versi, io vi consiglio di leggere i libri di Terry Pratchett. Pratchett, è scritto Terry Pratchett. È il mondo del disco, sono diversi libri, il primo è Il colore della magia, io ve lo consiglio di leggere, questa cosa lo dirò comunque anche nell'altra serie. Se immagino uno strano, mettilo là fuori, ecco il mio album, ovviamente non gli fa vedere niente. Ok, questa, mi ricordo di aver già visto questa fonte e questa statua della dea, in un posto simile presso delle rovine nella valle di Nordakalla. Perché no, non Nord Akalla, oppure Akalla, no, no, Nord Akalla, che si estende a ovest da qui. Sì, è proprio ovest di qui, cioè non a nord, a ovest. Però è senza problemi, ne sono certo. Va bene, vediamo un attimo. No, non è questo che voglio parlare. Ovest da qui. No, ovest da qui. Qui in effetti. Sarà qua forse. C'è una specie di lago. Boh, proviamo a segnalare. Quindi vale, no, vale di Nord a Calla. Mettiamolo qua intanto. Qui c'è il libro anche qua. Il foglio sta tutto 4.
Almeno stiamo quasi andando in ordine. Tutti, bla bla bla. Anche voi. Il tesoro della stella cadente. Un raggio di luce solitario in uno sconfinato tetto di stelle. Chi non ama le stelle cadenti? E pensate un po', sentito dire che dove cade una stella appare un tesoro. La prossima volta che ne vedete una, corretele dietro. Davvero? 4 stelle più 5. Non l'ha aggiornato però, eh. Mi sembra, non dice nulla. Allora. Oh, vabbè, spero di ricordarmi. Se vedremo ste stelle cadente, lo seguiamo. Che carina questa. Risulta questo, vediamo. Buongiorno. Sì, sei nuovo da queste parti. Sento che devi avere qualcosa da nascondere, altrimenti che ci sei venuto a fare qui, fin qua giù. Ok. Scusa, non ci siamo presentati. Mi chiamo Nobotan. È il nome. Io ho viaggiato ovunque, ma in fin dei conti preferisco le terre di Akalla. Ecco perché conosco bene le zone qui attorno. Volevi sapere qualcosa? Che c'è qui? Vediamo. Se dallo stallaggio vai verso ovest, troverai una fonte sacra chiamata Fonte della Forza. A ovest. Sarà là, però. Forse tu hai messo il tesoro. Offri il tributo divino alla Fonte della Forza, dice la leggenda. Mettiamo le mele? Questa è una parte del rituale che la principessa del castello di Rule usava officiare. Devi sapere di altre zone. A nord di qua c'è una specie di faro. Ma non ci ho mai trovato nessuno. Ok. Ci vediamo. Fonte della forza. Dice che è un sacrario. Buongiorno. Che c'è? Fiamma blu. Questo qui, dentro qui? Ah, scusa. Da quando ho messo su famiglia la vita quotidiana è piuttosto noiosa. Ammirare questa lanterna dalla fiamma blu è diventato il mio unico diletto. Non vedo la fiamma. Ultimamente quelli del centro di ricerca di Akala non accendono più il fuoco. Ma aspetta. Devo venire da là a qua. Centro di ricerca? Sì, quelli del centro di ricerca di solito accendevano le lanterne qui nei paraggi con una fiamma blu. A meno che non lo fanno da solo, una volta eventualmente fatto una missione. Dicevo che si trattava di un esperimento. Ultimamente però non escono più tanto, sono troppo vecchi. La cronaca, se vuoi raggiungere il centro di ricerca, prosegui sempre di dopo questa strada. Si tratta di un faro riadattato, non credo avrei difficoltà a trovarlo. Sì, è quello che. Sono abbastanza sicuro che è quello che. Non c'è altro qua. Questa è la diligenza più o meno allo stesso. Lo stesso modello riusato più volte. Eh? Bene, qua non si può. Questo. Ehi, benvenuto allo stallaggio di Estacalla, lo stallaggio più oriente del mondo. A proposito, cuori croccanti, dentro morbidissimi, basta un morso e il tuo vigore salirà alle stelle. Prova i nostri panini di Estacalla. Specialità, ne compro, vediamo. Ma grazie tantissimo. Però i nostri panini sono fatti con ingredienti freschissimi, quindi diventano subito raffermi. In parole povere, devi mangiare qui su due piedi, capito? Mi serve mangiare qua. Sono 10 rupie. Grazie per l'acquisto. Allora, chiudi gli occhi e apri la bocca. Adesso gnam gnam. Gloop. Com'era? Buono, vero? Torna a trovarmi. Ok, c'è qualcosa da inseguire qua. Scende quell'indicatore lì. Per ora no. Non è che magari.
È una forma di sicurezza, cioè si aggiunge se svuotiamo il primo. Il problema. Ciao, io pattuglio dintorni, mi chiamo Osta. Bella idea, questo posto è diventato proprio pericoloso. Dici? Esatto. Mi hanno detto che c'è in giro un tipo sospetto che si fa chiamare Kilton. Gestisce questo chioschetto chiamato Dal Mostro e va in giro solo di notte, con la merce su una specie di carretto. Ha dei modi bislacchi e spaventa la gente della zona con il suo aspetto. Beh, sì, mostruoso. Hai mai sentito parlare di questo Kilton? Abbiamo sentito parlare, sì. Davvero, ne hai sentito parlare? In ogni caso, se dovessi imbatterti in un tipo sospetto che corrisponde alla descrizione, fai pure rapporto a me. Sei sicuro che si tratti di questo Kilton? Fammi sapere che aspetto ha di preciso, ci conto. Quindi dobbiamo andare di notte? Così dice, cioè. Questo scienziato Rovelli. Le cose che temo di Hogwarts Legacy sono le secondarie. Ho paura che saranno solite cose noiose, tutte uguali. Boh, vedremo. Dov'è che è quella cosa qui? Ritraccia il tipo di aspetto. Per qualcuno che corrisponde alla descrizione, condivide l'informazione con Ossa. Non ti c'è mettere la destinazione, ma. Destinazione. Lago Foglie Rosse. Vabbè. Allora, andiamo. Mi pare che ci sia altro. Robotano ce l'abbiamo parlato. Questo ce l'abbiamo parlato, questo ce l'abbiamo parlato, questo qua. Mai sentito parlare del centro di ricerca di Akalla? Per qualche mio io so solo che il direttore del centro di ricerca è la dipendenza dal direttore del centro di ricerca di Finterra. Ora che ci penso non sono mai stato a Villaggio Finterra. Scusa, non ce l'hai il teletrasporto come noi? No? Sopra c'è qualcosa, non mi sembra. Quindi quel peruno lì, tornando al discorso dell'elefantino, si potrà aumentare. Oh, in realtà no. Però in realtà vediamo se ci prendiamo il pollo. Aia, gira della partita. Mira perfettamente, io che ci devo. Così. Sull'erba mitica. Dai! XL, non XXL stavolta. Non volete affrontarmi, eh? Eccolo qua.
c'è ancora il coso anche qua. Non ci sono. Allora, vediamo un attimo il corso qua, usiamo. Tanto deve lasciare giù. Pare che comunque è abbastanza veloce. Ma no, pare che uno alla volta. Ma che bomba, niente, però. In nulla assoluto. Questi mi danno qualcosa? Sono già stati trafugati da questo qua del centro di ricerca. No, guarda che c'erano le mele, no? C'erano le mele. Preziosissime mele. Guarda che ce ne sono anche altri là dietro. Questo poi. Ok, questo mi c'erano. Sempre questi. Vite. Che fa casino. Ruppia le vedi col binocolo. Cos'è il maggiordomo questo? Ricca, ricca energia. E tu, si può sapere cosa ci fai qui? Che hai detto? Tu sei Link, sì. Se tu fossi il vero Link, allora dovrei dirti una cosa. Ma puoi dimostrarmi di essere il vero Link? Fammi vedere sul tuo corpo le ferite di 100 anni fa e saprò dire se sei il vero Link. Se fossero guarite. Devo fare, devo spogliarmi. Bene. In effetti il numero di cicatrici sul tuo corpo. Dai che sono. Dove sono? Coincide, me le ricordo. Quello più sembrano guarite, ma non potevo avere un tatuaggio, come ormai hanno tutti tranne me. Sono perfettamente allineate con le ferite che subisti 100 anni fa, durante la calamità. Eppure io ti riconosco, tu sei il vero Link. Ricominciamo da capo. Io sono responsabile degli studi sui guardiani. Infatti mi ricordo che qua ci deve essere un posto pieno di guardiani. Nonché il direttore di questa struttura, il centro di ricerca di Akalla. Dottor. Stiamo qua mezz'ora così per vedere se lui sgambetta per mezz'ora. Dottor. Ma siamo su Switch? Come mai c'è X cerchio là? Poveri! Non è proprio un suono di chitarra questo, eh? Comunque sia, mi stupisce che tu sia riuscito a raggiungere un luogo tanto remoto. Non è che hai incontrato Pruna e hai preso in prestito i suoi poteri. Pruna è una bimba. Pruna ha una bimba? Pruna era ringiovanita, davvero? Vuoi dire che Pruna è diventata una bimba? Dici sul serio, o stai scherzando? Secondo me è solo un po' matta, come al solito. Ho capito, va bene. Considerando quante volte ha combinato pasticci con i suoi esperimenti. Ma torniamo alla questione principale. Lo sai, è vero che la calamità sta recuperando il suo potere? Lo so. Capisco, quindi non è necessario che ti racconti tu la storia. Parla. Capisco. Allora, lo scopo del nostro centro di ricerca è. Di ricerca Sheikah è quello di distruggere la calamità che torna ogni volta più forte e di farla sparire da questo mondo. E soprattutto salvare la principessa Zelda, che questa volta è stata catturata proprio dalla suddetta calamità. Ma
Ho dedicato tutta la mia vita alla ricerca, ma adesso io sono troppo vecchio per scoprire come sconfiggere la calamità. Allora sei inutile praticamente. C'è la scogliera di là, non puoi buttarti. Tuttavia, per fortuna tu, Link, ti sei... Parla in maniera frammentata. Per fortuna tu, Link, ci mancava che saltasse l'argomento e facevamo un play. Sei risvegliato mentre io sono ancora in vita. Quindi è giunto il momento. È giunto il momento di unire le tue forze a quelle di noi Sheikah. Ma nel modo strano. Distrugge la calamità. Va bene. Esatto. Tu ed io collaboreremo per porre fine alla calamità. E ciò mi conduce al prossimo punto. Ci ho voluto un po', ma ora potrò fornirti dell'equipaggiamento ancestrale. È pronto? Gratis? Però c'è sempre un però. Ehi, mi stai ascoltando? Sì, difficile ascoltarti, però ciliegia, voglio dire, la fucina Sheikah che utilizzo per creare equipaggiamento ancestrale, non sta molto bene. Lui si chiama ciliegia, quel robot lì, qualunque cosa sia. Devo andare a prendere un'altra fiamma blu dalla fornace ancestrale, ma guarda. Non si sono sprecati a inventare... Ciliegia, voglio dire, la fucina non si sente molto bene, quindi al momento è possibilità a fornire. Dobbiamo riportare la fiamma. Ok. Ciliegia. Ciliegia, ancora questo. Ok. Non è carina. Mio primo amore, le ho dato il nome della mia prima donna che abbia mai amato. Purtroppo mia moglie non lo apprezza. Vabbè. E quando la chiamo ciliegia, mia moglie si arrabbia, perciò mi tocca chiamare la fucina Sheikah. Questo è, in realtà. Altri dubbi? Qui equipaggiamento. Equipaggiamento accessorio fu sviluppato noi Sheikah impiegando un'antichissima tecnologia. Ed è facilissimo a creare. Veramente un gioco da ragazzi. Procurati dei materiali ancestrali. Sì, i pezzi che perdono i guardiani. E delle rupie. Ah, perché ci siamo le rupie, scusa? E dalle a ciliegia. Voglio dire, inserisci nella fucina Sheikah. Inseriamo dove? Purtroppo però la fucina Sheikah non funziona molto bene, non ok. Fornace ancestrale. È un crogiolo di energia. Bisogna andare a prendere la fiamma blu dal poggio foglia rossa e portarla fino al generatore qui fuori. Così ciliegia. Voglio dire. Ripetilo ancora altre volte. Tornerà a funzionare normalmente, ma la mia tasca nelle montagne guardare fiumi. Guardare i fiumi non è semplice. Poi mia moglie è gelosa. Ok. E di sicuro non vorrà portare la fiamma blu fin qui al posto mio. Finalmente smettiamo di parlare con te. Ok, vediamo cos'è questo. Memoria di Rovely. Prima pagina. Prologo. C'era una volta, 100 anni fa, la calamità Ganon che inghiottì la principessa Zelda. È molto spiccio. Erano trascorsi dei giorni da quando io e la professoressa Pruna avevamo lasciato Link a rigenerarsi nel sacrario della rinascita. E ora inizia la mia storia. Io e la professoressa Pruna abbandonammo il villaggio Calbarico lasciandoci dietro Impa. Se fossimo rimasti nello stesso posto, avremmo corso il rischio di essere tutti eliminati dalla calamità in un sol colpo. E così non sarebbe rimasto più nessuno in grado di comunicare il messaggio di Zelda a Link al suo risveglio. Così decidemmo di dividerci con la speranza che almeno uno di noi sarebbe sopravvissuto per parlare con lui. Io e la professoressa Pruna partimmo dal villaggio Calbarico in cerca di luoghi tranquilli dove vivere a lungo. Con grande fortuna trovammo immense risorse di energia ancestrale nelle terre di Necluda e nelle terre di Akkalla. Così potemmo proseguire gli studi sul modo in cui sigillare la calamità Ganon, come facevamo al castello di Irule. Tramite un'estrazione a sorte con Pruna fu stabilito che io avrei dovuto trasferirmi nelle terre di Akkala. Io ero pronto per partire alla volta delle terre di Akkala, ma poi decisi di scortare Pruna nelle terre di Necluda. Beh, a dire il vero fu lei che mi costrinse a seguirla punzecchiandomi con un fastidioso ricatto morale. Non lascerai mica che una dolce donna indifesa viaggi da sola. Forse avevo capito che ho sempre avuto un debole per lei. Era una donna perfetta, con la mente brillante, un viso grazioso e un fisico attraente.
non fosse stata sempre così assillante. Comunque, carichiamo sul mio carro la pietra guida che lei usava al castello di Urule. Promettemmo a Impa che un giorno ci saremmo rivisti e diciamo addio al villaggio calvarico. A sud delle colonne di Narisha, superato il lago Shiel, attraverso la piana Baccanera, fino alla muraglia di Finterra, qui Link combatté la battaglia più dura contro i guardiani, dando fondo alle proprie forze. Il re di Rule, colpito dalla sua abilità con la spada, lo aveva assegnato come guardia della principessa Zelda. Ma contro un tale numero di guardiani, nemmeno uno spadaccino fenomenale come lui poteva fare niente. Mi dispiace, Link. Ero uno degli studiosi con più esperienza, più guardiani, avrei dovuto darti un'arma adeguata. Questi furono i pensieri che passarono per la mia testa quando vidi le carcasse dei guardiani alla muraglia di Finterra. Mentre ero assorto nei miei pensieri, persi di vista Pruna che mi precedeva, ma il viaggio fino al villaggio Finterra doveva essere tranquillo. L'area non era stata danneggiata dalla grande calamità, così non mi preoccupai più di tanto per lei. E così io e Pruna ci separammo senza poterci salutare. Mi girai e ripartì alla volta del villaggio calvarico. Dopo aver scortato, o meglio, dopo aver provato a scortare Pruna, perché è su un'intersezione. Dopo aver provato a scortare Pruna alla sua destinazione, mi preparai per viaggiare verso la mia nuova casa nelle terre della Calla. Mi feci la strada indietro fino a Calvarico, caricai l'altra pietra guida, ok? Un nuovo carro e mi incamminai. Dopo l'isola di Esse e il Trivio, bastò attraversare il ponte di Accalla per giungere alla meta. Descrive tutto. Appagnato dal paesaggio autunnale, superai il passo dell'ombra e giunsi a nord della conca di Oldran. Le terre di Accalla sono famose perché non c'è niente e questo mi piacque. Il momento che devo vivere in pace. Subì altri attacchi dei guardiani, ma per me fu facile sconfiggere, visto che sono un esperto. Vabbè. Alla fine raggiunsi il faro di Accalla e fu lì che scaricai la pietra guida dal carro. Il faro era il luogo ideale per tenere d'occhio i mostri, così decisi di farne la mia nuova dimora. La Bibbia è scritta. E così ebbe inizio la mia nuova vita fatta di ricerca e solitudine. Evviva! Il mio compito era studiare la produzione di equipaggiamento ancestrale da far usare la Link a suo risveglio. Era una ricerca teoricamente infinita. Dovevo portare la fiamma blu dal poggio foglia rossa, fondere le materie prime, raffinarle e infine cercare di forgiare dei pezzi di equipaggiamento ancestrale decenti. Ogni giorno dovevo svolgere dei compiti ripetitivi e per questo le scoperte avvenivano con grande lentezza. Dopo un po' mi venne in mente un'idea geniale: automatizzare il sistema di raffinazione delle materie prime, sì, tipo factorio. E fu questo intento Satisfactory, però non ho visto i cosi, i binari, eccetera. E fu questo intento che mi misi all'opera per rimodellare la pietra guida. Con soddisfazione, i rulli, no? Come si chiamano? Con soddisfazione nel tempo la resi in grado di produrre materie prime direttamente dai materiali ancestrali. E siccome non avevo esistenti, pensai fosse una buona idea dalle le sembianze di una ragazza carina. La mia ispirazione ricade sul primo amore della mia vita, una ragazza di nome Ciliegia. Ah, quanti ricordi. L'operazione riuscì alla perfezione e adesso basta dare a Ciliegia dei materiali ancestrali per ottenere equipaggiamento. Che bello. Con Ciliegia come assistente la mia solitudine divenne meno opprimente. Due piccioni con una fava. L'intero episodio per leggere il diario. Nel giro di qualche anno la pietra guida si era trasformata in ciliegia. Ma la mia ricerca è ben lungi dal potersi considerare terminata. Riuscii a perfezionare ciliegia installando un sistema di produzione oltre a quello della raffinazione. Grazie ad esso ora chiunque può produrre equipaggiamento ancestrale a partire dai materiali giusti. E poi le costruì un sistema logofonico. Che emozione quando disse le prime parole. Era ancora più adorabile di prima. Passando dal progetto ambizioso all'altro è un uomo solo. Assolutamente. Ma non fu certo un gioco da ragazzi. Realizzarle richiese moltissimo lavoro. Per automatizzare la manifattura di equipaggiamento ancestrale mi ci vollero decenni di tentativi e frustrazioni. Era difficile capire dove si nascondessero gli errori nei progetti e per un po' dovetti rimandare la parte estetica di ciliegia. Trascorsi gli anni e i lustri e ben presto mi trovai a festeggiare il mio 90° compleanno. Un giorno venne a trovarmi una ragazza. Disse chiamarsi Gerrin e che era stata mandata dalla venerabile Impa per assistermi nella mia terza età.
Aveva trascorso, c'è la badante praticamente, aveva trascorso molti anni come assistente di Pruna e subito scoprì che era un giovane, che era una giovane molto in gamba. Si occupò lei di portare la fiamma blu dal poggio foglia rossa e risistemò i progetti sbagliati per ciliegia. Dopotutto aveva viaggiato da sola da Calbarico fino alle terre di Accalla, quindi non poteva essere una ragazza comune. Poiché io e Jerry vivevamo insieme, decidemmo di diventare marito e moglie. Ah, ok, quasi senza rendercene conto. C'è una bella differenza di età o sbaglio? Con l'aiuto di Jerry, in ciliegia migliorò sia in ambito produttivo sia in quello logofonico, imparò a parlare benissimo. Giorno dopo giorno pensava e parlava proprio come una persona, e a me sembrava sempre meno una macchina. Quando le davo il buongiorno, lei mi rispondeva: "Buongiorno, professore". Se vi chiedevo ad alta voce dove avessi messo un libro, lei mi aiutava, e il terzo volume da destra sul secondo scaffale, cioè anche la vista a 360 gradi. E quando le serviva qualcosa, lo faceva presente, chiedendomi ad esempio di regolare meglio il calore del generatore. Iniziai ad affezionarmi, tanto che tornai a occuparmi personalmente di prendere la fiamma blu dal poggio foglia rossa. Purtroppo però capii che questo atteggiamento non era apprezzato da tutti. Jerry era mia moglie e come tale iniziò a mostrarsi sempre più infastidito dalle conversazioni tra me e Ciliegia. Non andava giù che suo marito si intrattenesse con un'altra donna. Anche se quest'altra donna era una macchina. Jerry mi rivelò tutto questo tra le lacrime e io ne rimasi colpito. Ad essere sincero, prima di quel giorno non avevo mai sospettato niente. Jerry fu ferita emotivamente dalla macchina che lei stessa aveva contribuito a creare. A fare un figlio, magari? Lei aveva riconfigurato Ciliegia per essere intelligente, ma sarebbe stato meglio farla parlare in modo buffo. Così mi presi la briga di formattare personalmente la sua memoria. Mia moglie si arrabbiava ogni volta che sentivo il nome Ciliegia, così quella parola fu bandita. Decidemmo che in futuro l'avrei chiamata sempre Fucina Sheikah. Dopo pochi mesi nacque il nostro figlio. Ah, ok, e dov'è? Somigliava tantissimo alla madre e lo chiamammo Grantè. Trinità lo chiamavo, come Grantè. Grantè. Il tè da bere? Fu così che al centro di ricerca di Accalla si venne a creare una famiglia felice, tre persone e una macchina. Purtroppo era una pace limitata al tempo guadagnato dagli sforzi che Zelda faceva per tenere a freno la calamità Ganon. Più o meno quando Grantè compì 3 anni, ricevette una lettera dalla professoressa Pruna, prima dopo moltissimo tempo. Ci disse che le sue ricerche su come potenziare strumenti come lo Stasis erano state completate. Ci eravamo più visti da decenni, dal giorno in cui ci separammo alle muraglie di Finterra. Nella terra precedente mi aveva parlato di un giovane assistente che le era stato mandato dal villaggio Calbarico, quindi anche a lui. Diceva che l'ho trovato inutile. In questo caso non era il massimo. È Simon, no? Penso. Non posso perdermi nei ricordi dei tempi andati. Devo perfezionare gli studi sull'equipaggiamento ancestrale. Grantè crebbe velocemente, ma presto si fece più alto di me. Era un ragazzo splendido. Si occupava lui di portare la fiamma blu giù dal poggio foglia rossa, usandola come un'occasione per allenarsi. Un giorno gli disse che doveva partire e fare un viaggio per vedere il mondo e fare più esperienze. Era già un ragazzo indipendente, ma mi stupì ugualmente quando lo vedi partire il giorno stesso. Cioè subito, a gambe elevate se n'è andato. Ripensando all'educazione di Grantè, mi tornò alla mente una cosa. Prima della sua partenza pensavo fosse una buona idea mandarlo da Pruna e così le chiesi la sua opinione al riguardo. Lei mi rispose con una lettera sulla quale c'era scritto: "In questo momento non voglio che mandi nessuno qui". Solo quella frase. Allora mi sono sempre chiesto che cosa le sia successo per spingere a scrivere una cosa del genere. Ho finito! Sopra? Cosa sgraffigliare, no? Mai. Questa qua mi ricorda una mappa di Vermintide 1.